Grazie, spero mi si senta. Ok, allora, come sono stata ben introdotta, io sono inclusive designer di lavoro, vale a dire mi occupo di accessibilità digitale per le aziende. Lavoro in un'azienda che si chiama Tangiti, è un settore di NTT Data Italia. Io sono qui però per WordPress che uso nel mio hobby di creatore digitale, digital creator. Che cosa vuol dire digital creator? Di fatto vuol dire persona che crea contenuti digitali, anche se viene comunque ultimamente vengono chiamati così solo quelli che hanno un sacco di follower, quelli che fanno i video stratosferici, quelli che hanno 10.000 account sui social media. Io non sono nulla di tutto questo, a me piace scrivere. Potrei anche fare video, fare cosa, però per quelli mi necessiterebbe tanto aiuto e allora mi sono detta attenzione, perché nei creatori digitali vedenti è una cosa, le persone che non vedono hanno lo stesso delle opportunità di creare, ma in modo diverso, podcast oppure la scrittura. Podcast ce ne sono diversi, sia a livello internazionale, di persone che non ci vedono, che ne fanno, e anche italiane. Ci tengo a citare, c'è un mio caro amico che si chiama Roberto, che ha fatto uno che si chiama Motto Podcast, in cui parla di non vedenti, inclusione, cultura giapponese, e l'ho aiutato anch'io a gestirsi WordPress. E perché WordPress? Qual è l'esigenza? L'esigenza è quella di avere un contenitore su cui scrivere che sia più versatile possibile. Ognuno di noi ha delle cause a cui tiene. Io ho la mia, appunto, il discorso dello stigma sull'HIV, eccetera, per varie vicissitudini personali, ma qualsiasi cosa potrebbe andare bene per aprire un blog, dal diario personale alla vita quotidiana, spiegare come ci si muove da ciechi in mezzo alla strada, tutte le varie situazioni. Se io ho scelto il titolo Blind, fondendo la parola blogger e indipendenza, è perché blind in ben sei lingue europee significa cieco, in inglese blind, si pronuncia blind, e l'ho usato in modo ironico per dire da una condizione comunque di difficoltà si può costruire qualcos'altro. Qui in Veneto avrei detto orba, obiettivo raggiungibile. Obiettivo raggiungibile, blogger indipendente, autonoma. Oppure Orbi, blogger indipendente, cambia poco. Dopodiché, avendo deciso di portare questo format anche a livello internazionale, l'ho utilizzato, ho preferito usare Blind. WordPress ha una particolarità, nel senso che l'editor utilizzato ormai dal 2020-2021, il Gutenberg, finalmente sono riusciti a creare qualcosa di accessibile. Di base è accessibile, perché proprio sulle raccomandazioni del codice, del core, quindi del motore di WordPress, c'è proprio scritto che deve essere accessibile alle linee guida dell'accessibilità dei contenuti web, le famose WCAG. Allora, quella è una garanzia.
Ma non è sempre stato così, perché quando è nato le difficoltà erano parecchie. Io lo usavo dal 2003-2004, i primi tempi in cui scrivevo su WordPress andavo a manina, che codice scritto HTML, per scrivere un pezzo ci mettevo una vita. Dopodiché ho anche provato altri CMS, Drupal, Joomla, no, Joomla un po' meno, ma soprattutto Drupal. Però dopo mi sono fermata a Drupal, perché era quello che riuscivo a gestire fino al 2021, che sono passata a Gutenberg, di cui ho anche parlato e fatto una demo nel WordCamp 2021. Si chiama WordPress a 10 dita, c'è proprio il video su WordPress TV, andatelo a cercare se interessa. Non mi dilungo tanto su Gutenberg, perché ne ho parlato ampiamente in quel talk. Riassumendo solo che, oltre all'editing normale di paragrafi, titoli, eccetera, mi dà la possibilità di fare copia e incolla di testi scritti in codice Markdown, vale a dire formattare il testo con intestazioni, grassetti e alcuni elementi base di formattazione, solo scrivendo dei caratteri particolari, quindi senza distrazione. Cosa può fare un creatore digitale che non vede? Come può crearsi un blog in WordPress? WordPress.com.org dipende dalle esigenze. Se uno vuole un blog di base, si iscrive a WordPress.com e va, si scrive i suoi articoli, le sue pagine, mette le sue categorie, tag e parte. Con WordPress.org invece bisogna che o ti installi il software su un sito locale o remoto, o ti compri una piattaforma da un hosting dove trovi la possibilità, o lo trovi preinstallato o lo installi con pochi clic, e quindi c'è la possibilità, ci sono molte possibilità su questo. Dopodiché, ovviamente, bisogna avere le idee chiare su che cosa fare. Su che cosa fare, perché se hai un diario personale non hai le stesse esigenze di se crei un podcast. Se crei un podcast che parla di te o qualsiasi cosa, bisogna che curi di più la parte audio. Se hai un diario personale non ti servono troppe estensioni. In genere, parlo proprio della base. Io, dovendo scrivere appunto storie di fantasia, ero convinta anch'io che mi bastasse: faccio le mie categorie, le mie sottocategorie, i miei tag, scrivo 2-3 post e mi costa fin là. È un lavoro di poco conto. E invece no, perché man mano che andavamo avanti, le esigenze si sono arricchite, per cui è partita la caccia al plugin. La caccia al plugin, ci sono varie situazioni in cui i blogger spiegano, le varie guide di WordPress, quanti plugin usare, perché usarne pochi, perché ne vanno messi, addirittura ci mettono un limite nell'uso dei plugin, nell'installazione di plugin. Per un creatore digitale che non vede, invece, la cosa può cambiare, e anche di molto. Perché questo? Perché se il codice di WordPress di per sé è accessibile, la base, non è detto che lo sia il plugin. Perché, ricordiamocelo, l'accessibilità, pur essendo nata nel 1999, c'è un buco formativo di 20 anni, perché sono state fatte le normative, ma non si è fatto abbastanza, secondo me, lato formazione.
Ci troviamo sviluppatori che adesso hanno 40 anni, 50, che quando ne avevano 20 non hanno mai avuto modo di imparare l'accessibilità, hanno avuto progetti da fare enormi, di cui, ops, l'accessibilità alla fine. No, l'accessibilità va pensata all'inizio, non alla fine. Allora succede che ci si trova magari un front-end, quindi la parte che l'utente finale vede, che è accessibile rispetto alle regole, eccetera. Una parte di amministrazione, quindi quella che io devo gestire per scrivere, il back-end, misto, parti accessibili, parti che non lo sono. Per cui mi trovo, che ne so, a avere per gestire la SEO, l'ottimizzazione dei motori di ricerca, mi potrei trovare con due plugin anziché uno, perché uno mi gestisce in modo accessibile, che so, la gestione dei titoli e i metadati, quell'altro mi gestisce in modo accessibile la scansione dei link mancanti quando hai da sistemare i famosi errore pagina non trovata. Oppure ne ho uno che mi crea le tassonomie, categorie, tag, personaggi, questo, quell'altro, e me ne tocca metterne un secondo plugin perché quello che avevo prima non mi gestisce in modo corretto, in modo accessibile, cioè l'ordinamento dei vari tag, delle varie cose, mi fa i drag and drop, i trascinamenti col mouse e io non posso fare niente. Oppure questo mi usa un blocco inaccessibile di Gutenberg e quell'altro mi usa uno shortcode, i codici quelli da scrivere, quelli rapidi da scrivere a mano praticamente. Perché che cosa succede? Se non basta che WordPress e Gutenberg di base siano accessibili e i plugin non è detto, può capitare anche che anche i blocchi di Gutenberg, se gestiti da plugin, possano avere lo stesso problema. Per cui è chiaro che tu devi impiegare più tempo a cercare un plugin e per avere quello giusto ne puoi avere 15 anche se te ne bastano 5, se come funzionalità te ne bastano 5. E ti tocca tenerteli tutti e 15, a meno che uno dei due non faccia una risoluzione globale, non rifaccia il codice in modo accessibile, allora lì si fa una pulizia e si sistema tutto. Questo è quello che con cui noi comunque creatori digitali dobbiamo fare i conti. Per quanto riguarda invece proprio l'area della pratica, della scrittura, invece io ho fatto i conti con WordPress in modo positivo perché ha risposto perfettamente alle esigenze mie, perché essendo una persona che scrive storie di fantasia, le idee possono venire da qualsiasi cosa. Qualsiasi una battuta sentita in TV, un rumore sentito per strada, qualsiasi cosa mi può venire l'idea, allora io devo avere sotto mano qualcosa per scrivere, che sia sull'iPhone, che sia sull'iPad, che sia sul computer. Devo avere a portata di mano, tra virgolette, il foglio bianco. Da lì basta poco, scrivo in Markdown, faccio la bozza. La bozza poi la condivido su una cartella in rete, quindi in cloud. Da lì poi, dal cloud, passa all'applicazione mobile, l'applicazione Jetpack oppure WordPress, a seconda delle esigenze che ho. Se mi serve avere anche le statistiche, eccetera, oppure se ho solo l'esigenza di pubblicare. Questa è una cosa molto, molto importante che solo WordPress mi ha dato.
Quindi applicazione nativa per dispositivi mobili e sito web. Nel sito web ovviamente ho tutte le possibilità di avere, sistemare i plugin, la SEO, tutti i vari link, le parole chiave piuttosto che altro, le cose avanzate. Invece l'applicazione sia quella delle bozze sia appunto WordPress stesso mi dà la possibilità di gestire la scrittura. Adesso ho trovato tra l'altro un'app che si chiama Ulysses, è su piattaforma iOS e iPadOS, mi permette di scrivere in Markdown e pubblica direttamente sull'editor Gutenberg, per cui io appena clicco su pubblica mi apre la finestra del browser, del web, ho tutto in mano, posso usare anche, che ne so, da seduta fuori in terrazza, posso sistemare la SEO, sistemare l'immagine, sistemare tutto. Tema apparentemente dolente il discorso delle immagini. Io non le sto curando, anche il mio aiuto blogger vedente, lui più che un aiuto blogger è un correttore di bozze, correttore di cliché più che altro, perché lui guarda se ci sono stereotipi, se metto pregiudizi su Tizio, su Caio, perché anche quando scrivi di fantasia, anche in buona fede, puoi fare delle battute che possono non piacere. Allora, avendo due punti di vista completamente diversi, essendo uno agli antipodi dell'altro, ci correggiamo le bozze a vicenda. E quindi, con questa applicazione della correzione delle bozze, il problema lato scrittura si risolve. Le immagini, invece, non le curiamo, perché vogliamo concentrarci di più sulla scrittura. È stata all'inizio un limite perché ero solo io, poi quando è entrato Alessandro ci siamo accorti che lui di WordPress non ne sa molto e non può mettere più di tanto le mani. Dimmi, metti occhio che hai fatto l'immagine troppo grande, troppo piccola, cioè poi non potrei fare niente, dovrei avere una terza persona che lo fa. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di scegliere un plugin, anche qui, che si chiama Auto Featured Image, e lui, basandosi su un database, fornisce delle immagini automatiche. Noi non dobbiamo pensare a niente, nel momento in cui l'articolo viene salvato lui pubblica l'immagine. Ci sarebbe anche un'altra alternativa che questo plugin ha, che per ora non abbiamo usato perché è sperimentale, si chiama intelligenza artificiale. Praticamente lui dal titolo del post prenderebbe un'immagine da Unsplash. Però se proprio dobbiamo usare l'intelligenza artificiale, perché lasciare che il plugin faccia da solo? L'intelligenza artificiale, per un blogger che non vede, e non solo un blogger, è veramente un toccasana. Nell'ultimo anno devo dire che la mia autonomia personale è aumentata. Se prima, grazie allo smartphone, era arrivata all'80%, adesso posso dire almeno un 80%, facciamo un 83%, che comunque non è poco, perché prende le immagini, qualsiasi immagine che io gli dia in pasto, lui descrive l'immagine. Addirittura posso creare una immagine con i vari Copilot, Bing, tutti i creatori di immagini. Io scrivo un testo e lui mi crea l'immagine. Concludo perché questa parte è comunque importante. Che cosa può fare il creatore digitale non vedente? Crea il prompt, quindi la descrizione accurata dell'immagine. Creami un'immagine che abbia... usare la fantasia, quindi.
L'immagine viene creata dal motore, dal generatore dell'intelligenza artificiale, dopodiché tu ti salvi l'immagine sullo smartphone, l'altra intelligenza artificiale dall'altra parte, quindi il robot in output, tu gli dai in pasto l'immagine che hai appena creato col prompt di prima, e a forza di prove ed errori si cerca di fare in modo che input e output siano, non dico uguali perché non lo saranno mai, però che la descrizione sia affidabile, anche con la possibilità di usarne altri, di usare altre tecniche sempre di riconoscimento immagini, perché non sempre tutti i simboli, tutte le parti dell'immagine vengono viste dallo stesso robot. E quindi la possibilità è quella, anche tirandole giù da Unsplash o da altre parti, di avere le immagini, non dico perfette, ma comunque avere un buon compromesso. Io adesso concludo, se ci sono domande sto qui, fino alle 11 sto qui, dopodiché sono qua in giro. Perfetto. Grazie Elena, ci sono domande? Ciao Elena, volevo chiederti, eravamo ieri di fianco al tavolo al Contributor Day, volevo chiederti se questi strumenti che generano una descrizione dell'immagine tramite intelligenza artificiale possono essere utili anche a tutti gli altri che non hanno voglia o non hanno tempo di scrivere l'alt text per le immagini. Se per te può essere un valore aggiunto che questi strumenti vengano usati anche da altri per descrivere le immagini. Allora, ce ne sono altri, nel senso, quelli che uso io danno una descrizione lunga dell'immagine. Volendo, siccome almeno quello che uso io ha una chat interna, si può dire, anche dirgli, creami un alt, cioè creami questa descrizione, dimmela in riassunto. Per cui se lui ti dice c'è una persona sorridente con i capelli lunghi, eccetera, lui gli puoi dire creami un testo alternativo e lui ti scrive uomo coi capelli lunghi, uomo felice dai capelli lunghi, per dire. Si può fare, io non lo so adesso con quale strumento una persona vedente possa farlo, perché quello che uso io è Be My Eyes, si chiama, e viene usato solo da chi non vede. Ti iscrivi come persona che non vede o come volontario, ha due tipi di iscrizione. Però io credo che un qualsiasi GPT-4, una qualsiasi app basata su GPT-4 possa fare questo lavoro di descrizione dell'immagine lunga e dopo creazione del testo alternativo. Però va comunque fatta sempre la doppia verifica prima di darlo come valido. Un testo generato dall'intelligenza artificiale va sempre tenuto, fatta la doppia verifica con l'umano, soprattutto se è una cosa da mettere in produzione. Grazie. Altre domande? Ciao Elena, allora spero di non farti una domanda un po' sciocca. Io mi occupo di contenuti soprattutto nel settore bancario, dove in realtà le immagini spesso sono puramente decorative, nel senso, se io parlo di factoring non c'è un'immagine che rappresenti il factoring, ad esempio. Quindi anche gli alt text poi rischiano di essere sempre un po' uguali a se stessi. E cioè, tu avresti un consiglio per renderli, diciamo, più effettivamente utili alle persone non vedenti o comunque che hanno temi di accessibilità, quando diciamo il concetto è un po' etereo, mettiamola così. Non ho capito, la domanda sarebbe? No, nel senso, allora, il che io mi sento nel descrivendo di servizi e quindi fondamentalmente di cose che non hanno una, cioè non è una macchina, non è un oggetto,
negli alt text mi trovo sempre in difficoltà, nel senso, perché magari scrivo sempre il nome del servizio, tipo il factoring, leasing, il finanziamento, capito? Quando in realtà magari rappresentano il consulente che dà il foglio alla persona. Ecco. No, beh no, nel caso in cui ci sia l'immagine, che so, se chiede, se c'è il consulente, eccetera, e l'immagine serve per pubblicizzare il servizio, richiedi un mutuo, l'immagine l'alt deve dire richiedi un mutuo. Cioè, okay. Se non è, se l'immagine della persona non è fondamentale su un servizio bancario, non è fondamentale. Vendessi materassi, la persona distesa sul letto che dorme come un ghiro potrebbe anche essere, e lì, lì l'intelligenza artificiale non servirebbe, lì bisogna avere un bravo copy, un bravo content, un copywriter che ti fa un alt che dia la stessa idea che dà la pubblicità, un alt che non sia troppo lungo, ma cioè, a me viene da dire, se c'è la cosa del materasso, uno dice uomo spaparanzato, cioè che si è addormentato, sembra che stia godendosi una bella dormita, che ne so io. Dopo. Grazie mille. Grazie. Altre domande? Allora concludiamo qui. Grazie a Elena. Grazie.